Le suore pallottine festeggiano quest'anno i 100 anni della loro presenza a Riposto. Il fondatore delle pallottine fu San Vincenzo Pallotti, sacerdote romano vissuto tra il 1795 e il 1850, la cui missione fu l'unione dell'apostolato cattolico. Le suore dell'apostolato cattolico, con forza e immensa fede, hanno proseguito la loro opera sino ad oggi, anche nella cittadina ripostese, in cui si sono insediate dal 4 novembre 1914. Queste giornate sono giornate molto ricche di incontri e di spiritualità per tutte le fasce, ex alunni grandi, meno grandi, e domani sera avremo i giovani e dopodomani, e avremo anche l'intervento di Claudia Colli che verrà a dare la sua esperienza di cammino spirituale così come lei la sta vivendo nella sua vita. E abbiamo cercato un po' di non inventarci, ma di creare questi spazi perché tutti possano ritrovarsi, avere un momento di incontro, incontri veramente di relazioni positive, relazioni vere, che possono aiutarci a camminare meglio nella vita. Già da diversi mesi si susseguono le iniziative che le pallottine hanno organizzato per il centenario della loro presenza a Riposto e nell'ambito di questo ricco programma, ieri la celebrazione eucaristica è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Pio Vigo, vescovo emerito, ed animata dagli ex alunni delle suore pallottine. Celebrare 100 anni di vita per l'istituto è certamente un'occasione grande che ha bisogno di ripartire dall'essenziale, perciò dalla morte e della risurrezione di Cristo, che è proprio il fondamento della nostra fede. E questo permette anche rivisitare tutte le attività apostoliche che con la luce e l'esempio del fondatore, le suore hanno saputo compiere a beneficio della Chiesa, a beneficio della gioventù, a beneficio delle famiglie.